Sentiamo ancora il segretario federale della Lega Nord Roberto Maroni, presente ieri sera a Vicenza per l'Assemblea nazionale della Lega Veneta, un appuntamento particolarmente importante per il Carroccio in vista dell'Assemblea federale del prossimo fine settimana a Mestre. Questa sera verrà presentata una mozione che chiede la modifica dello statuto con l'eliminazione delle cariche a vita. Non è di competenza dell'Assemblea, né nazionale né federale, la modifica dello statuto. È di competenza del Congresso, quindi se qualcuno vuole presentare una mozione del genere la presenterà al Congresso federale, che io intendo, come ho detto, convocare prima di Natale. Ma in linea di principio lei è Quindi stasera d'accordo? non si discute di questa cosa. Ma su una mozione eventuale di Quindi questo genere, lei stasera non come la si vedrebbe? discute di questa cosa. Ma rispetto alle Bene. motivazioni che l'hanno Ancora, motivata, quindi stasera non si non si discute. discute. L'Assemblea si discute di altro, si discute del futuro della Lega, Ecco, questo delle futuro. azioni che la Lega, se posso parlare, se no, delle azioni che la Lega deve intraprendere di fronte a uno scenario politico che sarà in tempi rapidi radicalmente cambiato. E noi dobbiamo cogliere queste opportunità. Se continuiamo a parlarci addosso, ad attaccarci l'un l'altro, a dire stupidaggini sul conto l'uno dell'altro, beh, guardiamo al passato, ma il mondo va avanti e noi rimarremo senza più consenso. Questa è la mia preoccupazione. Per questo ho voluto convocare l'Assemblea federale. Le questioni interne, anzi le beghe interne, mi appassionano meno di una partita a briscola, cioè zero. Quindi, e spero che, lo dirò stasera, l'impegno della Lega e dei leghisti sia guardare al futuro, rinnovarci, favorire il cambio generazionale, e questo è ciò che io voglio fare. Tutto il resto non mi interessa proprio. Ecco, come il... Cruz ha chiesto di sospendere la questione congresso, ha chiesto di ripensarci. Sì, in tanti me l'hanno chiesto, ma è una decisione che io l'ho presa. E quando prendo una decisione non ci ripenso. Ci ho pensato tanto e credo che sia, anzi, sono convinto che è la soluzione giusta. La Lega ha bisogno di rinnovarsi perché ha tante cose da dire, ha tanto consenso da prendere, deve partire dal rinnovamento che io penso si realizzerà, si deve realizzare attraverso un cambio generazionale alla guida del movimento. Io ho un compito da svolgere assieme a Luca Zaia, assieme a Roberto Cota, che è dimostrare che la Lega, il governo delle regioni del nord, sa dare risposte concrete. E la Lega deve fare la sua parte in altro modo, quindi il congresso si farà prima di Natale e ringrazio quelli che mi chiedono di rimanere lì, ma dico ho deciso, quindi il congresso si farà. Senta, segretario, quali saranno le tappe di questo cambiamento e quale sarà il risultato finale? Quale sarà la Lega che uscirà da questo cambiamento? Non posso fare previsioni, ma solo indicare la strada. Il cambiamento significa, di fronte a quello che sta per succedere, che succederà, io penso, e cioè una riorganizzazione completa o molto profonda del consenso elettorale, almeno nel centrodestra e anche nel centrosinistra, noi dobbiamo essere pronti. Arriverà di là Renzi? Non lo so, ma Renzi rappresenta il nuovo. Che cosa succederà al PDL quando Berlusconi deciderà di farsi da parte? E noi dobbiamo essere pronti. E essere pronti vuol dire avere alla guida della Lega come segretario uno dei giovani che ci sono, dei giovani leoni, che possa rappresentare il cambiamento nella continuità dei valori, degli ideali, dei progetti. Presidente, E quindi. rispetto a questo tema di cui parlava adesso, cioè il rimescolamento dello scenario nel centrodestra, come si colloca la candidatura di Tosi a delle eventuali primarie? Cioè la condivide? È un'opportunità? Assolutamente sì, la condivido. Vuol dire aver capito che il centrodestra ha bisogno di novità e quindi essere pronti, prepararsi per questo. E l'esperienza lo dice anche recente. Io ho vinto le elezioni in Lombardia perché una lista civica creata in un mese e mezzo, che aveva solo come unica caratteristica quella di avere il mio nome, ha preso il 10% in Lombardia. La Lega ha preso il 13%. Io ho vinto per questo. Fosse stato per i voti della Lega e del PDL, oggi la Lombardia sarebbe governata da qualcun altro, dal centro-sinistra. Quindi
questo 10% di elettori lombardi che non hanno votato Lega, che non hanno votato PDL, hanno votato me, e sono un dato significativo, io direi piuttosto rilevante, e lì dobbiamo investire, e l'operazione e l'iniziativa di Tosi va esattamente in questa direzione. Anche quella fondazione che quindi punta a raccogliere. Va esattamente in questa direzione, cioè rivolgersi a un elettorato di centrodestra che non vota Lega, che non vota PDL, che al massimo non va a votare, e io voglio che venga a votare per un progetto di centrodestra, e l'iniziativa di Tosi secondo me si pone esattamente in questa prospettiva, quindi è guardare avanti, quello che serve. Lei pensa di andare a Mantova a questa iniziativa del sindaco Tosi? Quando 6 ottobre al Palabam. Non lo so, non credo di esserci, sono via in quei giorni lì, però la condivido l'iniziativa, quindi sono d'accordo, non è una cosa contro la Lega, è una cosa che guarda a ciò che succederà presto nel centrodestra, quindi da sostenere. La fare Berlusconi come lo vede? Che cosa? Il caso Berlusconi. Quale caso Berlusconi? Il caso Cacà, stasera ho letto che sarà fuori per un mese. Questo è un vero problema. Domani lo chiamerò Berlusconi per dirgli: caro Presidente, vabbè tutto, però insomma pensa anche ai tifosi del Milan. Ci voleva un difensore. Ci voleva un po' di soldi da mettere. La story, esatto. Berlusconi è un po' distratto da altre vicende e si occupa poco del Milan, peccato. Tosi ha rovinato la Lega, l'ha detto Bossi l'altro giorno alla stampa. È quello che dicevo, non mi interessano queste le questioni interne. Dobbiamo cominciare, dobbiamo continuare a guardare e a lanciare messaggi ai nostri elettori che siano di contenuto, no? Finché continuiamo con queste beghe qui perdiamo solo voti, questo è chiaro, a me è molto chiaro, quindi io non replico, non alimento queste cose e spero che tutti si smettano di dire e di fare queste cose, se no